Ora invece diamo il bentornato qui su Radio Beat Music a Marco Muracca. Ciao, buonasera. Ciao, ciao a tutti, buonasera a voi. Buonasera, appunto, bentornato qui su Radio Beat Music. Come va? Tutto bene in quest'estate che è partita a cannone, diciamo, non male. Allora, ti va proprio di parlarci subito del tuo nuovo progetto, appunto dal titolo Nuove Prospettive? Sì, Nuove Prospettive è il nuovo singolo che è uscito poco fa, l'8 di giugno, e anticipa il titolo dell'album che uscirà a ottobre, tant'è che Nuove Prospettive è proprio la title track del brano. È una canzone che ha un sapore estivo, nel senso che ha tutte le caratteristiche per avere quel ritmo che può aiutare l'estate a vivere qualche minuto di spensieratezza, di naturalezza, portando l'ascoltatore a fare anche una riflessione. Nuove Prospettive veramente racconta di come si può assolutamente fare i conti con ciò che stiamo a fare e non aver paura di dimostrarlo, nonostante tutte le sovrastrutture sociali che il mondo in cui viviamo ci impone. Nuove Prospettive vuol dire proprio guardare al mondo attraverso una prospettiva nuova, più vera, più coerente con noi stessi, senza avere appunto timori o paura di essere giudicati per quello, proprio perché noi siamo ciò che siamo e possiamo, anche grazie a quella parte più nascosta di noi che è rappresentata da una velleità, che ne so, artistica, culturale, di passione. E nella canzone parlo proprio di questo, addirittura. Racconto di come una serie di persone che si trovano dallo psicoterapeuta a un certo punto del loro percorso psicologico contestano il lavoro dello psicologo, o meglio lo contestano, cercano di far capire che insomma quel tentativo di normarli nei ragionamenti ha poco piglio, perché la realtà dei fatti è che si può scoprire di dover andare da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, solo perché ci si sente inadeguati rispetto a delle proprie passioni. Bisogna andarci perché ne hai bisogno per altre motivazioni, ma di certo non perché ti senti sbagliato solo perché hai qualcosa che può sembrare strano agli occhi degli altri, ma tanto strano non lo è. E appunto, parlando sempre di questo singolo, è uscito anche il videoclip. È uscito anche il video, assolutamente sì, con la canzone. Esattamente come è successo per Paura non ne ho più di Marzo e Nuove Prospettive, abbiamo girato un video che racconta e cerca di rappresentare in maniera autoironica il percorso di un paziente che insieme ad altri scoprono proprio questa nuova chiave di lettura. Dico che è autoironica perché la canzone ha dei tratti chiaramente autobiografici, perché nella vita reale io faccio lo psicologo, spesso mi ritrovo ad avere a che fare con pazienti che, proprio vivendo questo senso di inadeguatezza, cercano di lavorare su se stessi per cercare di tirar fuori quella parte di loro più normale. Ma in realtà essere normali è difficile, soprattutto se si cerca di esserlo in una dimensione dove ci sono dei parametri in cui muovere. Lo è molto più semplice se fai scorrere la tua vita per quello che appartiene, per come piace viverla a te, sempre nel rispetto delle regole e chiaramente nel rispetto degli altri. E quindi insomma, io nel video mi metto dalla parte del paziente e insomma, cerco di tirare fuori questo aspetto della canzone. Ed è un video che è assolutamente disponibile su YouTube, sul mio canale YouTube, ed è disponibile chiaramente al download su tutti i più importanti digital music store online. E appunto lo sarà anche l'album in uscita d'ottobre. Sì, l'album Nuove Prospettive è in uscita a ottobre e conterrà una selezione di 13 brani di mia scrittura. A settembre ci sarà un nuovo singolo, il terzo e ultimo singolo, che si chiama Stai con me, è una ballata dal sapore folk melodica, e sicuramente ottobre sarà un mese importante
importante perché uscirà l'album, ci sarà un piccolo tour promozionale che mi vedrà accompagnato da musicisti in giro per i locali, per tutte le manifestazioni più importanti per promuoverlo, ed è un, sarà un pochettino la cartina tornasole, perché non vedo l'ora di davvero di suonare le canzoni dal vivo e di portarle live nei locali. Quello è il momento forse per un artista più, più bello. E comunque poi tutte le informazioni anche per seguirti ci sono i social. Assolutamente sì, ho una pagina Facebook che è seguitissima, in quest'ultimo mese e mezzo abbiamo ottenuto più di 1700 contatti, quindi 1700 like. Ho una pagina Instagram che sta raccogliendo ogni giorno seguaci. I video su YouTube hanno superato le 8000, adesso credo che forse non più, ne abbia quasi 10000 visualizzazioni, per cui devo dire che c'è grande risposta di pubblico anche grazie a interviste come queste, al lavoro che sto facendo sui social, e chiaramente insomma la canzone sembra, le canzoni sembrano stiano riscuotendo il gradimento delle persone, questa è la cosa che mi rende davvero felice. E allora, visto che adesso noi invece siamo in conclusione e ci ascoltiamo Nuove Prospettive, ti va di farci proprio tu il lancio radiofonico? Ok, ok, allora, ragazzi, in questa sera d'estate cercate di riposarvi, godete di fresco, ma nello stesso tempo cercate di pensare alle vacanze andando verso Nuove Prospettive. Eccola qua, Nuove Prospettive.